25 aprile. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Re, sì, stiamo a casa. Per fortuna oggi c'è internet e possiamo da casa scriverci, parlarci, mandare e ricevere messaggi, bufale comprese, ovviamente. E allora, festeggiamo insieme la festa della liberazione facendo il possibile per liberarci dalle bufale. Da quelle classiche, il virus creato in un laboratorio cinese come arma contro l'Occidente, il virus creato dalle aziende farmaceutiche finanziate da Bill Gates, la bufala della rete 5G che aiuterebbe il virus a diffondersi, eccetera, 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 fino alle bufale, come dire, più pittoresche e più casalinghe. Tipo, fare i gargarismi con la candeggina protegge dal virus. Per carità, non li fate, non è vero, poi sì che vi viene il mal di gola. Una lampada a raggi ultravioletti può uccidere il coronavirus. Falso anche questo. Nemmeno se gliela tiri in testa la lampada, lo uccidi il coronavirus, ahimè. Se bevi superalcolici non ti ammali. Falso. Bella scusa comunque questa, sì. Mangiare aglio aiuta a prevenire l'infezione. Falso. Al massimo può aiutare a tenere a distanza il prossimo. Questo forse. Un convinto Novax, sentite cosa scrive. Sono un Novax, ma il vaccino anticoronavirus lo farò, perché questo virus l'hanno inventato apposta per ammazzarci tutti, noi Novax. Hai capito? Questo è un genio, genio. Un'altra. Sarete travolti dal complotto e nessuno si salverà. Me lo ha detto mio cugino. Scrive. Se gliel'ha detto il cugino sarà vero. Un altro scrive, ma io non capisco una cosa, scusate, se la mucchina uccide il Covid-19, o perché non fanno un vaccino a base di amuchina? Ditemi voi cosa ne pensate, potremmo proporlo al comitato scientifico, direi di evitare francamente. E poi ci sono gli indignati, quelli non mancano mai, gli indignati, ma stiamo scherzando? Svuotare le acquasantiere nelle chiese. Oh, che razza di pazzia è questa? Se l'acqua è santa, come fa a diffondere il virus? Viene utilizzata per scacciare il demonio negli esorcismi e adesso ci farebbe male. Ma fatemi il piacere, fatemi. Secondo me questa l'ha scritta Matteo Salvini che voleva riaprire le chiese a Pasqua, no? A proposito, lo sapete del miracolo? Il rosario di Salvini si è tuffato nella mucchina, dichiarando, con tutti i baci che mi ha dato, era il minimo che potevo fare. Buon 25 aprile a tutti. Hashtag io resto libero. Firmate l'appello, fate una donazione che andrà a Caritas e Croce Rossa Italiana. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Resistiamo a casa. Date retta a un vischero.